Prezzi delle case stabili, seppure in calo del 30% rispetto al 2006, anno nel quale si è toccato il picco delle transazioni. Quantomeno però la discesa si è arrestata. E anche se l'eco continua ad annaspare rispetto a Milano, dove la ripresa è una realtà, si intravedono i primi timidi segnali di crescita. Quinta edizione del listino del mercato immobiliare, elaborato da FIMA, Confcommercio, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e l'Ordine degli Architetti. Il capoluogo resta il più ambito, con prezzi che per gli immobili nuovi in centro vanno dai 3.000 ai 5.000 euro al metro quadro e possono raggiungere gli 8.000 nel caso di un negozio. A seguire Malgrado e Lungolago, dai 3 ai 4.000 euro, e poi Mandello, Valmadrera, Barzio. I costi scendono in modo proporzionale se l'abitazione è di recente costruzione o ha più di 30 anni. Castello e Rione più caro, si può arrivare fino ad una richiesta di 3.600 euro al metro quadrato. La buona notizia è che i prezzi si sono stabilizzati. È una buona notizia che fa ben sperare, ci fa sorridere un pochino, in quanto dal buio degli ultimi anni finalmente si vede un po' di luce e il numero delle compravendite sta aumentando. Il nostro capoluogo e la nostra provincia abbiamo ancora dei numeri bassi come incremento, però fa ben sperare. Abbiamo Milano già con la doppia cifra, proprio come numero di aumento di numero di compravendite, per cui fa ben sperare anche per la nostra provincia. Il 2006 è stato il picco massimo dei valori, sia come numero di compravendite come valore prezzo, come prezzo. Da allora è cominciata una discesa importante che ci ha portato alle quotazioni e al numero delle compravendite di oggi. Questi numeri cerchiamo di dimenticarli, cioè, dobbiamo dimenticarli, però il mercato ha perso circa due terzi del numero di compravendite. Per quanto riguarda invece i prezzi sono calati del 30-35%. Poi ci sono alcune situazioni di quegli immobili che purtroppo hanno un'estrema difficoltà di mercato, che sono quelli posizionati male, con una vetustà importante, che non hanno manu avuto manutenzione negli anni, per cui c'è quella fascia di immobili che ha proprio una difficoltà di mercato. E oggi che soffre e ha sofferto molto è il nuovo. Ha sofferto perché il mercato di sostituzione, diciamo che l'80% di chi acquista una nuova casa ne ha una usata da vendere. È lì che ci si è impantanati e oggi lentamente si sta riemergendo.